Iniziamo ora a realizzare la nostra bomboniera. Ritagliando sul feltro marrone tutte le sagome riportate sul cartamodello che ti serviranno per realizzare il vasetto del tuo fiore. Sempre in feltro ritaglia la sagoma del gambo del fiore, mentre con il pannolenci invece ritaglierai il gambo più piccolo, due foglioline verdi ed infine i cerchi in pannolenci di tre colori differenti e di tre misure differenti che ti serviranno per realizzare il tuo fiore. Perfetto! Una volta ritagliate tutte le sagome potrai iniziare a creare la tua bomboniera. Iniziamo ora a comporre il vasetto del fiore. Il procedimento è davvero molto semplice. Ti basterà ritagliare dal cartamodello tutte le sagome che comporranno il tuo vaso ed incollare poi tutti i quattro lati partendo dalla base. Ricordati che per incollare i lati ti basterà sfruttare lo spessore del feltro di circa 2 mm, distribuendo poi la colla lungo tutta la sua lunghezza. Dopo aver distribuito la colla, ti basterà appoggiare il lato del vaso alla sua base. Mi raccomando, a non eccedere con la colla a caldo. Procedi poi con i restanti tre lati nel medesimo modo. Questo sarà il risultato che otterremo dopo aver incollato tutti i quattro lati che compongono il nostro vasetto portafiore. Ricordati che anziché utilizzare la colla a caldo, se vorrai, per rendere il tuo progetto ancora più rifinito e professionale, potrai unire i lati del vaso cucendoli con il punto festone. Sul mio canale YouTube troverai un video tutorial che ti insegnerà a realizzarlo a regola d'arte. Ora procediamo allo stesso modo con le parti laterali. Andremo quindi a distribuire la colla a caldo lungo i lati verticali, sfruttando come sempre lo spessore del feltro. Dopodiché, una volta distribuita la colla lungo il lato verticale della nostra parte del vasetto, li uniremo tra di loro in questo modo. Anche in questo caso fate attenzione a non eccedere con la colla a caldo. Ottimo, il nostro vasetto inizia a prendere forma. Una volta incollate tutte le parti, orizzontali e verticali, accerchiamoci che il perimetro superiore sia uniforme. In caso contrario, andiamolo a rifinire con la forbice, tagliando eventualmente il feltro in eccesso. A questo punto andiamo a rifinire la base del nostro vaso con del nastro decorativo in pizzo. Per la nostra decorazione utilizzeremo del nastro in pizzo grezzo che possiamo reperire facilmente nelle mercerie. Fantasia e spessore sono a vostra discrezione, consiglio solamente la presenza di queste fessure che vi permetteranno di personalizzarlo utilizzando del nastro in doppio raso. Per personalizzare il nostro nastro in pizzo il procedimento è davvero semplicissimo. Aiutandoci con un ago ci basterà entrare ed uscire dalle fissure del nostro nastro in pizzo con il nostro nastro in doppio raso. Ovviamente il colore del nastro in doppio raso dovrà riprendere il colore del nostro fiore in pannolenci. Una volta decorato il nastro in pizzo ci basterà posizionarlo lungo tutta la base del nostro vasetto nella parte inferiore, bloccarlo poi con delle gocce di colla a caldo. Ricordati che il punto di accaccatura e chiusura del nastro dovrà essere la parte poi posteriore del tuo vasetto. A questo punto possiamo procedere rifinendo la parte superiore del nostro vasetto. Possiamo andare a realizzare dei punti filza utilizzando il nastro in doppio raso precedentemente utilizzato oppure creare un punto festone lungo tutto il perimetro. Se deciderai di realizzare il tuo punto filza con il nastro in doppio raso, ricordati di partire dalla cacatura del nastro in pizzo. Ricordati che quello sarà il lato posteriore del tuo vasetto. Questo sarà il risultato che otterrai dopo aver realizzato la tua filza.
Ora veniamo al gambo del fiore. Per prima cosa recupera dei bastoncini in legno, se non riesci a trovarli nelle mercerie o nei negozi di hobbistica, andranno anche bene gli spiedini alimentari. A questo punto, aiutandoti con una pinza, taglia il bastoncino in legno esattamente nella misura indicata a carta modello. Recupera ora il coricaio in feltro del gambo del cuffiore, su quale andrai ad incollare nella parte centrale il bastoncino in legno precedentemente tagliato. Incollerai successivamente il coricaio in pannolenci del gambo, facendo attenzione a inserire la colla a caldo. Mi raccomando, a questo punto inserisci la colla a caldo solamente lungo i due lati del bastoncino. Appoggerai dopo il coricaio in pannolenci e, aiutandoti con le dita, spingerai dove avrai inserito la colla. Una volta incollato il bastoncino di legno, potrai andare ad incollare le restanti parti che rimangono scoperte, sempre con un po' di colla a caldo. A questo punto potrai incollare il tuo gambo appena realizzato all'interno del vasetto portafiori precedentemente realizzato. Ti basterà inserire la colla a caldo solamente nella parte inferiore frontale del gambo del cuffiore, inserirlo poi nella parte frontale del tuo vasetto precedentemente realizzato. Ricordati che la parte posteriore del tuo vasetto è la parte dove ci sarà il fiocco e l'accaccatura del nastro. Arrivati a questo punto, possiamo procedere nella realizzazione del nostro fiore decorativo. Per poterlo realizzare ci serviranno solamente dei ricami in pannolenci dei colori che desiderate. Io ne consiglio sempre due differenti nelle quantità indicate, che saranno 4 cerchi grandi, 4 cerchi medi e 3 invece piccolini. Ricordatevi che il colore dei 4 cerchi medi saranno il colore centrale del vostro fiore. Ora vediamo il procedimento di realizzazione, davvero molto semplice. Per creare la base del fiore sulla quale si svilupperà il nostro fiore, dobbiamo utilizzare un cerchio piccolino. Dopodiché prenderemo il cerchio più grande di pannolenci che ci servirà per creare il petalo. Daremo poi nella parte centrale una punta di colla a caldo, lo piegheremo su se stesso. Premeremo dove abbiamo inserito la colla a caldo, metteremo altra colla a caldo nella parte centrale e chiuderemo. Dopodiché scringeremo dove abbiamo appena messo la colla a caldo. Successivamente potrai incollare il tuo primo petalo sulla base del fiore, dando una punta di colla a caldo sulla punta del petalo. Poi potrai procedere nello stesso modo per tutti i restanti petali. Questo sarà il risultato del primo strato del fiore che stiamo andando a realizzare. Arrivati a questo punto, procediamo con l'altra fila di petali. Per fare questo, prendiamo i restanti cerchi di pannolenci della misura media, quindi di un altro colore, e procediamo nello stesso identico modo come abbiamo realizzato i precedenti petali. Dopodiché, sempre nello stesso modo, le andremo ad incollare in modo sovrapposto ai precedenti petali incollati. Il nostro fiore è quasi completato, ci mancherà solamente la parte centrale, ovvero l'ultimo cerchiolino in pannolenci, quello più piccolo. Sempre allo stesso modo lo pieghiamo, lo incolliamo e poi lo inseriremo nella parte centrale del nostro fiore. Ora, prima di incollare il nostro fiore al nostro gambo, andiamo ad incollare nella posizione che più desideriamo le due foglioline in pannolenci. Una volta incollate le nostre foglioline, possiamo finalmente incollare il nostro fiore nella parte superiore del nostro gambo. La nostra bomboniera è quasi completata, ma dato che io amo i lavori rifiniti, a questo punto possiamo andare a incollare l'ultimo cerchiolino in pannolenci nella parte posteriore del nostro fiore. In questo modo il lavoro, anche nella parte retro, resterà davvero ben rifinita.
La nostra bomboniera ora è davvero conclusa. Potremo quindi inserire al suo interno il nostro disco in organza o in tulle contenente i confetti e il biglietto celebrativo. Ma prima di concludere questo video, voglio consigliarvi il riutilizzo di questa bomboniera dopo l'evento. Successivamente l'evento, la vostra bomboniera potrà essere utilizzata come porta graffette da scrivania o ancora come porta biglietti da visita, come svuotacasche o piccoli oggetti. Una bomboniera quindi non solo originale, ma soprattutto utile.